troppa gente in giro. I cittadini sembrano aver già dimenticato il lockdown appena passato e quello che si vede nelle strade è troppa gente e soprattutto troppa gente senza mascherine. Da qui la decisione del Viminale di puntare l'attenzione sugli esercizi commerciali, sulle attività dove l'assembramento può essere più semplice e di effettuare una possibile stretta durante il weekend. La semilibertà tanto attesa dagli italiani è partita con il piede giusto, ma c'è un rischio evidente che la tensione si allenti e che gli effetti negativi possano farsi sentire tra un paio di settimane. I trasgressori denunciati dalle forze dell'ordine il 4 maggio sono stati 3.800, pari all'1,5% dei controllati totali. Nella fase 1, dall'11 marzo al 3 maggio, la quota dei sanzionati era stata del 3,4%, quindi più del doppio. 3.691 sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento sugli spostamenti, 98 per false attestazioni e 11 per violazione della quarantena. Per quanto riguarda invece le attività e gli esercizi commerciali, molti dei quali hanno riaperto proprio il 4 maggio, dei 100.816 monitorati il provvedimento di chiusura è scattato soltanto per 23, 96 i titolari sanzionati. Le forze di polizia hanno mantenuto alto il numero delle verifiche in zone mirate dove si rischiano maggiori assembramenti, solo in questo modo si avvicinerà sempre di più la fase 3. Coronavirus e fase 2. In regione Campania il governatore Vincenzo De Luca ha incontrato i direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere della Campania e la task force regionale. L'obiettivo è fare il punto sull'organizzazione della sanità. In particolare sono state affrontate le tematiche legate alla fase 2 dell'emergenza coronavirus e alla definizione di un piano regionale che sia efficace e adeguato nella prospettiva delle attuali e prossime aperture. Si è discusso anzitutto di medicina territoriale, di organizzazione strutturale, quindi presidi Covid e nuovi posti letto in terapia intensiva, potenziamento del personale, ulteriore aumento degli screening con tamponi e test sierologici. Entro una settimana il piano sarà definito e applicato anche alla luce del costante monitoraggio sanitario in corso, con azioni e interventi che andranno anche oltre i prossimi mesi come programmazione generale. Devo dirvi subito che, grazie a Dio, la situazione è sotto controllo. Non abbiamo avuto problemi particolari. Abbiamo fatto controlli su 2.000 persone arrivate in Campania con i treni, con le macchine, con le agenzie di autonoleggio a Capo di Chino, ma non possiamo rilassarci neanche per una settimana, neanche per mezza giornata, perché se facciamo questi controlli ossessivi stiamo tutti quanti più tranquilli ed affrontiamo la fase 2 con una maggiore serenità. Il consigliere regionale Enzo Alaia sollecita il presidente della regione Campania De Luca per anticipare la riapertura degli esercizi di parrucchiere ed estetiste, nonché barbieri. In queste ultime settimane abbiamo registrato in Campania un calo significativo di contagi da Covid-19, nonostante ci sia stato un aumento dei tamponi effettuati, sostiene Alaia. Questo ci dice non solo che le misure fortemente volute dal governatore si sono rivelate efficaci, tanto da fare della Campania un modello antipandemia per l'intero paese, ma anche che è arrivato il momento di valutare la possibilità di anticipare la riapertura di alcune attività, come quelle appunto di parrucchiere, barbiere ed estetista. E quanto afferma il consigliere regionale Enzo Alaia, che ha inviato a tal proposito una lettera al governatore De Luca. È possibile inoltre prevedere l'accesso ai saloni previo appuntamento al fine di evitare ogni forma di assembramento. Alaia sostiene infine che valutare l'anticipo della riapertura di questa categoria di lavoratrici e lavoratori prima del 18 maggio è necessario per scongiurare il rischio di non vedere più riaprire queste attività. EBAC Campania e FSBA non lasciano soli gli artigiani, ma anzi raddoppiano. Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato, costituito così come l'ente bilaterale dell'artigianato da Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAI, CGL, CISL e UIL, è al lavoro infatti in perfetta sintonia con quanto sta facendo il Ministero del Lavoro per ampliare anche per gli artigiani di ulteriori 9 settimane aggiuntive il periodo temporale di 9 settimane di cassa integrazione, finora previsto dal decreto legge
Cura Italia in vista di essere raddoppiato nel decreto aprile in arrivo nei prossimi giorni. Questo significa la possibilità che agli attuali 2.000 euro per gli artigiani che ne hanno fatto richiesta potrebbero aggiungersi altre 2.000 euro per 18 settimane di cassa integrazione. Ad essere interessata è una platea di 1.300.000 imprese per un totale di 3 milioni di addetti in tutta Italia. 700.000 i dipendenti delle imprese artigiane già coinvolti dalle prestazioni di sostegno al reddito di FSBA. Venendo ai dati della Campania, nel consueto report settimanale emanato da EBAC, ad oggi sono 5.618 le domande presentate da tutta la regione Campania per supportare la richiesta di aziende e garantire un sostegno al reddito di 16.854 lavoratori. E mentre 140.000 persone stanno ancora attendendo il pagamento della CIG dall'INPS, EBAC Campania, con orgoglio e soddisfazione, può confermare l'erogazione dei primi fondi che ad oggi hanno riguardato già 2.500 lavoratori impiegati in diversi settori dell'artigianato in Campania, che fanno riferimento a oltre 820 aziende. La scadenza per presentare la domanda è il 31 agosto 2020, ma ascoltiamo il direttore dell'EBAC Campania, Bruno Milo. Stiamo facendo un'attività enorme, non abbiamo mai smesso, per la verità, tutto il sistema, l'ente bilaterale dell'artigianato Campania insieme ai suoi soci fondatori che sono Confartigianato, CNA, CLAI, Casa Artigiana, CGL, CISL, UIL regionale. Tutte queste forze sono state impegnate fin dal primo momento di questa epidemia per dare risposte ai problemi enormi dell'artigianato, che in questa fase è completamente in ginocchio, e dei suoi dipendenti. 7 deceduti e 197 persone guarite nelle ultime 24 ore in Campania. Secondo quanto ha reso noto l'unità di crisi della Regione Campania, ad oggi il totale dei positivi è pari a 4.532 su un totale di tamponi esaminati pari a 96.548. Questi dati aggiornati alla mezzanotte scorsa: 376 deceduti, nel bollettino di ieri erano 369. Sale il numero dei guariti, che raggiunge quota 1.816, di cui 1.666 totalmente guariti e 150 clinicamente guariti. Ieri il totale quindi era pari a 1.619, di cui 1.590 guariti e 29 clinicamente guariti. Il dettaglio dei dati: per la provincia di Napoli 2.501, di cui 944 a Napoli città e 1.557 a Napoli provincia. Nella provincia di Salerno 664, nella provincia di Avellino 474, per la provincia di Caserta 425, provincia di Benevento 186 ed altri in fase di verifica all'ASL 282. Un piccolo imprenditore di 57 anni si è tolto la vita impiccandosi nei capannoni della sua azienda alla periferia est di Napoli. Secondo familiari ed amici, era oppresso dalle conseguenze della crisi economica legata al coronavirus. L'uomo non era rientrato in casa, i familiari hanno quindi dato l'allarme e le forze dell'ordine ne hanno scoperto il cadavere. Nel corso dell'incontro con Rete Imprese Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito ai partecipanti la dolorosa notizia appresa dai media del suicidio di un imprenditore a Napoli. «Non conosciamo ancora i dettagli», ha detto il Premier, «a quanto viene riferito. Siamo vicini alla famiglia. Dobbiamo affrontare un periodo di grandi sofferenze», ha proseguito, insistendo sulla necessità di lavorare tutti insieme ed affrettarsi per portare questa settimana al Consiglio dei Ministri il decreto legge sulle misure economiche. Giuseppe Carpentieri, di 50 anni, è stato portato all'ospedale Maresca di Torre del Greco, dove gli sono state riscontrate ferite da arma da fuoco alle gambe e all'inguine, giudicate gravi. Secondo quanto ricostruito dai militari dell'arma, il 50enne sarebbe stato raggiunto da alcuni spari, partiti con ogni probabilità da un edificio posto di fronte all'abitazione dove si trovava in quel momento. Carpentieri è sposato con Teresa Gionta, figlia del boss ergastolano Valentino, ed era da poco tornato in libertà dopo 27 anni di carcere scontati per una condanna definitiva relativa ad un duplice omicidio avvenuto negli anni 90. Ancora una volta grazie alla generosità di tanti sanniti che hanno contribuito versando sull'IBAN della Caritas, tante aziende che ci hanno donato i loro prodotti.
Siamo riusciti, grazie alla collaborazione e alla disponibilità dell'Arma del Comando dei Carabinieri di Benevento, a riproporre questa seconda edizione, il secondo paniere, il secondo turno del paniere solidale, così come lo abbiamo voluto chiamare, che ha le stesse caratteristiche del primo e raggiunge lo stesso numero di persone. Sono 400 famiglie che noi sia nel primo turno che in questo secondo turno riusciamo a raggiungere, non solo della città di Benevento ma dell'intera diocesi. Come sapete è un'idea che parte dalla Caritas, che ha trovato il nostro consenso, e qualcosa di molto bello, di importantissimo per le persone che in questo momento di difficoltà a maggior ragione hanno nella quotidianità maggiori problemi, per cui nasce l'idea di questo paniere solidale che è in funzione del numero delle persone che compongono il nucleo familiare. Oggi in tutta la giornata fino alle 14 dovremmo distribuirne circa 140, siamo in linea con la scaletta di marcia, ne abbiamo infatti una settantina, un'ottantina. Le attività chirurgiche le abbiamo quasi tutte ormai focalizzate sul Badiglione San Pio. E lì adesso, ieri abbiamo fatto una riunione, anche l'altro ieri, stiamo cercando con i primari di mettere insieme le forze per partire e per l'utilizzo delle sale operatorie H12, dalla mattina alle 8 alle 20 di sera, in maniera tale che l'attività chirurgica può andare a pieno regime. Per quanto attiene poi alle attività che sono collegate, noi stiamo cercando, oltre che fare un approccio di sicurezza per l'ospedale, da lunedì è operativo presso il pronto soccorso per fare i tamponi rapidi, che in 20 minuti si dà la risposta al paziente che arriva. La fase 2 nei cantieri pubblici riparte da qui. Non si entra non prima di aver effettuato attraverso un termoscanner la rilevazione della temperatura corporea. Accade in tutti i cantieri, così come nel cantiere pubblico per il completamento di Piazza della Libertà, dove per la RCM Costruzioni del gruppo Rainone sono al lavoro 28 operai. Uno degli interventi pubblici più attesi dalla città di Salerno è ripreso in questa fase 2 non prima di aver ottemperato a tutte quelle che sono le disposizioni in materia di sicurezza particolarmente incisive e dettagliate nel settore dei cantieri. Gli operai, come mostrano le immagini realizzate questa mattina all'interno del cantiere, oltre ai tradizionali dispositivi di sicurezza, devono indossare anche la mascherina. L'obiettivo della RCM Costruzioni è recuperare il tempo perso e consegnare quanto prima il lavoro, che prevede una piazza con un grosso valore estetico perché realizzerà un ampio spazio aperto nel cuore della città, ma doterà il capoluogo anche di un prezioso ed importante parcheggio. Verificare la sicurezza della spiaggia di Santa Teresa dopo il deposito di PBC che si verificò un anno fa. È stato questo l'obiettivo del sopralluogo effettuato questa mattina da tecnici dell'ARPAC, della Capitaneria di Porto e del Comune di Salerno, che sulla spiaggia più amata dai salernitani hanno prelevato dei campioni di sabbia in più punti. Un prosieguo dell'inchiesta partita un anno fa, quando la presenza di una coltre di melma nera non passò inosservata ai tanti frequentatori di Salifornia che, attraverso foto e video postati anche sui social, denunciarono l'arrivo sulla spiaggia della sostanza melmosa. I prelievi di oggi sono una naturale conseguenza dell'indagine che confermò la presenza della sostanza, molto probabilmente proveniente dallo scarico di una nave di passaggio al porto di Salerno. Dopo i controlli effettuati dall'ARPAC a distanza di tempo, si è ritenuto opportuno verificare se esistono ancora tracce della sostanza e in che misura. Subito dopo i prelievi, questa mattina si è svolta anche una riunione in Capitaneria per valutare, laddove la presenza fosse ritenuta pericolosa, l'eventualità di interdire la spiaggia. Una possibilità che l'ingegnere Luca Caselli del Comune di Salerno, presente al sopralluogo con l'ingegnere Maria Giordano, esclude quasi totalmente, ma che va valutata anche per definire chi dovrà effettuare gli eventuali controlli contro i trasgressori. Devo dire grazie, i bambini, Leandro non stava tanto bene, sono stati vicino come un loro figlio. Perché e sei
sono felice di stare qui. Chiamatele pure emozioni. Quanta gioia alla Tin di Nocera. I genitori hanno potuto rivedere i loro piccoli. L'emergenza coronavirus ha tenuto ed in parte continua a tenere distanti i legami importanti, familiari, genitori e figli. Tra i distacchi forzati c'è stato quello delle madri e dei padri dei piccoli ricoverati nella terapia intensiva dell'Umberto I. Dall'inizio dell'emergenza, per la tutela di tutti, come anche in altri reparti, sono state bloccate le visite. Il personale sanitario del primario Ignazio Francese ha effettuato ogni giorno delle videochiamate per consentire a madri e padri di poter vedere i loro piccoli almeno tramite lo schermo di un telefonino. Ieri la ripresa delle visite con la divisione a giorni alterni tra subintensivo e terapia intensiva e tre gruppi quotidiani di ingressi, disposizioni adottate per una massima sicurezza in aggiunta a tante altre precauzioni. Pensate, l'emozione dei genitori nel poter rivedere i propri piccoli. Non era nei panni, ad esempio, Maurizio Romeo. È arrivato con il sorriso stampato sul volto da Bellizzi. Lui, il suo piccolo, lo aveva visto dopo la nascita, pensate, appena un paio di volte. Poi, per un mese e mezzo, il contatto forzatamente solo in videochiamata. Poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua. La sfortuna è stata quella di averne uno qua a Nocera e l'altro a Salerno. Quindi dal primo giorno alla Nocera ho trovato un calore, una cosa particolare. Un bambino fu dimesso, fu fatta festa a questo bambino. In questi giorni dal 16 di marzo mio figlio non l'ho potuto vedere, ma ogni giorno telefonando, cortesia, videochiamate, mi hanno dato tutte le informazioni in cui avevo bisogno. Anche perché poi la mamma l'aveva visto soltanto due volte e quindi siamo stati trattati in un modo bellissimo. Oggi, dopo un mese e mezzo, rivedo il mio Leandro. A consolare i genitori in questo mese e mezzo di separazione dai loro piccoli ci hanno raccontato il sapere di averli lasciati nelle mani di una squadra di professionisti dal cuore grande. La Tin di Nocera è da sempre un'eccellenza per professionalità ma anche umanità, sottolineano ancora le madri e i padri. La cosa bella all'entrata, ho trovato ancora quella cortesia, quella gentilezza del primo giorno. Non è un discorso di ruffianaggine, ma è proprio un discorso di quello che mi hanno trasmesso il primo giorno le persone, la struttura della Tin di Nocera. Felicissimo di poterlo vedere, perché a volte una videochiamata, una foto non è proprio la cosa bella. Ma oggi poterlo rivedere, sapere che è in questa struttura, come viene trattato, come viene seguito sia le infermiere sia i dottori che ti stanno vicino e ti spiegano passo per passo cosa si deve fare. Questa struttura nasce su uno spazio di 3.600 metri, quindi uno spazio importante al centro del paese, e dove nascerà una struttura di 600 metri quadrati che sarà a disposizione per i bambini da 0 a 3 anni. Che a fianco a questa struttura che sta per nascere c'è già l'asilo nido del comune di Erula. Quindi abbiamo pensato di accorpare le due strutture, di farla diventare unica struttura dove i bambini possono fare la mensa insieme e possono giocare in questi 3.600 metri che attrezzeremo, quindi daremo spazio, un verde eccezionale. Ma non soltanto, ci siamo dati un'impostazione come amministrazione, curare il settore scolastico. Da zero a quando arriveremo alle superiori, quindi anche al liceo, perché noi stiamo facendo l'Egonito, abbiamo fatto la scuola elementare, abbatteremo la scuola media da qua a pochi mesi e faremo la scuola media nuova. Stiamo per costruire, come
consigliere provinciale, altre 24 classi nel plesso del liceo classico. Quindi molti investimenti sul settore della cultura e della formazione, perché crediamo che dove c'è formazione c'è cultura, un paese che si sviluppa sicuramente in modi diversi e migliore. E allora queste sono le azioni che l'amministrazione sta mettendo in campo. E qua, come potete vedere, ci sono 300 famiglie, un parco forse il più importante del nostro territorio, più grande, e che da 40 anni, da quando è stato costruito, non è stato fatto assolutamente niente. Quindi adesso noi faremo questa struttura, miglioreremo l'esterno di questa struttura, perché anche l'esterno deve essere migliorato, non soltanto all'interno di questo parco che sta per nascere. Le vacanze si potranno fare. Stiamo sollecitando le autorità europee perché vogliamo che ci siano delle regole comuni di prescrizione sanitarie, perché abbiamo visto che l'epidemia non conosce confini. A sostenerlo nell'aula del Senato è stato nei giorni scorsi il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini, durante un'informativa sulle iniziative del suo ministero in questo periodo di crisi dovuto alla pandemia. Tra le misure su cui si sta ragionando, il governo ha inserito nel decreto di maggio, che dovrebbe contenere misure per 55 miliardi di euro, il riconoscimento per le imprese turistiche che hanno avuto un calo di fatturato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E dovrebbe esserci anche un aiuto a fondo perduto per le aziende sotto una certa soglia di fatturato. Altra misura in ipotesi, come sostiene il ministro Franceschini, è quella del cosiddetto buono vacanze da spendere entro il 2020 in strutture ricettive e contemporaneamente dare liquidità alle imprese. Tra le ipotesi al vaglio del governo, quella di esentare per 6 mesi dalla tassa di occupazione del suolo pubblico bar e ristoranti, che saranno già penalizzati da un minore afflusso di clienti. Si faranno vacanze e si faranno vacanze italiane, almeno queste sono le previsioni, e molto difficilmente verranno turisti dal resto del mondo. È l'occasione quindi di valorizzare l'eccellenza del bel paese, che mostra quanto forte sia il suo legame fra cultura e turismo. Soprattutto l'occasione obbligata per consentire a tanti italiani di conoscere la propria nazione, allontanarsi dal virus della loro esterofilia, che li ha spinti costantemente alla ricerca di quel qualcosa di straordinario all'estero e che invece trovano nella loro stessa terra, l'Italia, ricca di un patrimonio unico fatto non solo di suggestive zone di mare, ma anche di un territorio interno composto da borghi incantevoli, campagne e colline uniche al mondo, prodotti dell'artigianato e della cucina che proprio gli stessi stranieri ci invidiano. Insomma, in un momento così drammatico per il mondo intero, godiamoci casa nostra, quel Made in Italy che forse, nella speranza di renderci più globalizzati, avevamo dimenticato fosse il vaccino per l'eterna bellezza. Bentrovati da Nikos di Trevi Meteo. La situazione per la giornata di venerdì sull'Italia vede un campo di alta pressione assicurare stabilità, bel tempo, ampi spazi di cielo sereno, qualche nube alta in transito sulle regioni settentrionali in giornata, poi anche parte di quelle centrali, ma si tratta solo di velature, innocue, non foriere di precipitazioni. Perturbazioni che stanno ancora ad ovest, ma proprio da domenica sera ritorneranno a interessare il nord e la Toscana con piogge. Nel dettaglio quindi la mappa in sintesi delle precipitazioni: assenza di piogge su tutto lo stivale, le piogge si trovano solo più ad ovest sulla penisola iberica. Andiamo a vedere anche il quadro generale dell'Italia, perché si conferma una bella giornata con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi e temperature che raggiungeranno punte anche di 26-27 gradi sulla Toscana e parte del nord-ovest.